cuore è solamente radio RBE. Ed ora sai che puoi trovarci pure qui, in auto ed anche a casa prima di dormire. Rimanici a sentire, non te ne pentirai. E se per caso non ti senti tanto bene, il tuo capo dà da bere a quelli come te. E se la vita ti riserva una sorpresa sgradevole incompresa, tu pensa sempre che noi siamo quelli del giovedì, canale 8-7, con mi ritorno in mente, quelli del giovedì, c'è tanta bella gente, quel mi ritorno in mente. Buonasera pubblico del Moscerino, buonasera a tutto il pubblico da casa. Eccoci, eccoci. Decima puntata di Mi Ritorno in Mente Show. Dieci, siamo arrivati a dieci. Doppia cifra, grande. Ebbene, noi vi ringraziamo perché ci potete guardare sul canale 87 di RBE, ma se vi siete persi qualche puntata potete andare sul canale YouTube e lì le trovate tutte, sempre di RBE Radio e TV. Ma adesso, Marta, di che cosa parliamo questa sera? Di che cosa parliamo? Andiamo nell'arte. Ecco, l'abbiamo trattata per 10 puntate. No, vabbè. Non si vede che ti piace l'arte. Sì, ci piace l'arte, ci piace. Ci piace. Ma ne parliamo ancora di più questa sera. Sì, più perché mischiamo vari generi d'arte e infatti è anche da presentare il super ospite di questa sera. È impegnativo, è tosto. Bello, è forte. Sì, esatto. Però dobbiamo andare sui nostri aforismi. Ah sì, i nostri aforismi, dobbiamo iniziare i nostri aforismi. No, iniziamo magari a chiedere al pubblico qualcosina. Ah, così, mi vuoi proprio a fare sorpresa, eh? Ma sì, dai. Allora, chiediamo al pubblico, chiediamo subito al pubblico qui del Moscerino una cosa importante. Che non apprezzare mai i temi che noi scegliamo nelle varie serate. Sì, una costante tristemente vera. Sì. Ecco, vi piace l'arte? Sì! Stanno mentendo. Hanno interpretato alla lettera e letto... Se ti piace l'arte, mettila da parte. Esatto. Bravo. Allora, vogliamo chiedere qual è la vostra arte preferita, la vostra forma d'arte preferita. Anche da casa, dai, chiediamo anche da casa. Chiedetevelo anche sul divano, tra di voi, in famiglia. Sì. Se qualcuno è nell'altra stanza, andate lì a bussare, chiedete. Qual è la vostra forma d'arte preferita? Dai, vogliamo sapere, è un po', spaziamo. Sono schifati. Una faccia veramente... Bella miseria! Mamma mia, arte abbiamo detto, eh! Arte! Arte! Qual è la tua forma d'arte preferita, Marta? Si è immedesimata nel pubblico con questa... È una domanda di... No, il cinema. Il cinema, sì. Io, per me, la fotografia, sì. Oh. Sì. Dai, vi abbiamo dato già due esempi e li abbiamo tolti. Forza, vogliamo sapere qualcuno. Dai! I cartoni animati! Bello. È una forma d'arte bellissima quella. Certo, se non è forma d'arte quella. È forma d'arte quella. Poi c'è qualcun altro? Potete anche mentire, fate qualcosa. Teatro! Il teatro! Un po' ruffiana, il teatro del Moscerino. Giustamente, bravo. Bene. Ma senti, partiamo subito con i nostri aforismi, Marta, dai. Facciamo questa battaglia, la battaglia supersonica, vai. Vai. L'arte è una collaborazione tra Dio e l'artista, e meno l'artista fa, meglio è. Chi l'ha detto? André Gide. Wow! Bellissimo! E invece senti qua, credo che sia un artista chiunque sappia fare bene una cosa. Cucinare, per esempio. Bello, chi l'ha detto? Andy Warhol, oh, anche cucinare è arte. Eh certo. E senti questa, Marta. Andrea Camilleri, l'artista è colui che ha una costante percezione alterata della realtà. Vabbè. Sì. È vero? Conoscendoti, sì, può essere così. Poi? Un artista nel suo intimo è sempre un avventuriero. Thomas Mann. È un avventuriero. Bella. Ma attenzione, quella finale, quella che sempre io uso per stenderti per vincere lo scontro. Allora, ci sono due tipi di artisti. Quelli che vogliono passare alla storia e quelli che si accontentano di passare alla cassa. Chi l'ha detto? Giorgio Gaber. Oh, grande! Eccolo qua.
Marta, a questo punto è il momento fatidico, il momento importante della serata. Abbiamo con noi questo super ospite, a te l'onore di presentarlo. Una super ospite che io non so definire esattamente con un'arte precisa, perché lei è tante, tante cose, ma è una grandissima artista, una artista della fotografia, del disegno, dell'illustrazione, di tutto e di più. È esposto in gallerie nazionali ed internazionali. Abbiamo qui con noi Alice Serafino! Alice Serafino, eccola! Prego! Sediamoci! Prego, accomodati! Oh. Oh. Buonasera! 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 Buonasera. Diamoci del tuo! Facciamo finta di conoscerci! Sì, facciamo finta! Sciogliamo un po' l'atmosfera, dai! Okay, sciogliamola! Dai. Allora! Dunque! Alice Serafino, sei un'artista, però puoi raccontare al pubblico che odia l'arte qua del moscerino che tipo di artista sei? Perfetto. Esatto. Ok, ma... che tipo di artista sono è complicato da dire, se non l'avresti detto anche tu nella presentazione. Diciamo che lavoro prevalentemente con la fotografia, in camera oscura, con tecniche analogiche tradizionali. Quindi il bianco e nero e queste sono cianotipie, invece è un'altra tecnica di fotografia a contatto che utilizza sali diversi rispetto a quelli della fotografia in bianco e nero, ma il principio è lo stesso. Però dire che sono fotografa sarebbe blasfemo, perché non è vero. Non lo possiamo dire, secondo me i fotografi si offenderebbero, perché io non... non utilizzo perfettamente i mezzi della fotografia. Diciamo che il mio obiettivo è uno, e per me la fotografia è prevalentemente un mezzo che adopero un po' alla mia maniera. Cioè, non utilizzo la macchina fotografica, non la conosco alla perfezione. Sì. La utilizzo in maniera molto molto empirica. In questo caso la macchina fotografica non la utilizzo proprio, lavoro solo con gli oggetti a contatto in camera oscura. Quindi la fotografia, quando mi torna utile, la utilizzo. Ma allo stesso modo l'acquerello o il collage, ecco. O le tecniche che più disparate, l'incisione, dipende da quello che è il mio scopo, il mio obiettivo. Se c'è una storia che voglio raccontare, cerco di capire qual è il mezzo più appropriato per farlo, e spesso la fotografia mi aiuta, perché io, più che di fotografia, forse sono appassionata di collezionismo, no? Colleziono oggetti. Non lo sapevo questa cosa. ai limiti del compulsivo, per cui okay. Forse è una cosa che stai non va tanto di detta. Stai cercando di uscirla fuori. Sì, in un certo senso. Stupo dal culo. Sì. Esatto. Ma come mai, cioè questo, allora, usare la cianotipia, le tecniche, tutte tecniche un po' vintage, no? Un po' del passato, come mai questa scelta? Perché? Perché probabilmente sarebbe bello dirti che perché sono molto romantiche, in realtà probabilmente è perché le conosco da quando sono bambina, nel senso che al posto del secondo bagno in casa mia c'era una camera oscura, perché mio papà ha sempre avuto la passione della fotografia, e quindi la faceva a livello amatoriale, però scattava foto in bianco e nero e io stavo in camera oscura con lui, le stampavamo insieme le foto, quindi io il procedimento l'ho assimilato da bambina. E quindi poi, quando mi sono ritrovata da adulta a cercare la mia strada, è stato uno dei mezzi più naturali per me. Poi appunto questo disturbo dell'accumulo mi ha permesso di avere a disposizione moltissimi oggetti, e quindi in realtà io lavoro a contatto e non fotografo, perché utilizzo proprio fisicamente gli oggetti che colleziono e che accumulo sulla carta fotografica. Quindi questo qua che si vede è proprio un soffione che io conservo in una scatola grossa così, perché è un soffione in scala, non è un soffioncino piccolo così, ma è proprio, lavorando a contatto si lavora con oggetti della dimensione, cioè il risultato che si ottiene è quello dell'oggetto che si utilizza. Quindi se io utilizzo... No, quello no. Infatti, voglio poi chiedere... No, mi
guarda... Ero un po' preoccupata perché pensare che in giro ci siano... Ma no, libellule così grandi in effetti no. Ho degli insetti discretamente grossi che forse preferiresti non vedere. No, ma risultano belli. Sì, questo, la cianotipia è una tecnica con la quale mi sono incontrata successivamente alla camera oscura qualche anno dopo e mi permette di lavorare in un modo diverso, c'è un passaggio intermedio che quindi praticamente dalla camera oscura nella quale io realizzo il fotogramma iniziale, poi per realizzare le mie tirature in cianotipia mi creo delle sorte di matrici, delle lastre, per cui c'è un passaggio digitale, siamo nell'era digitale, quindi la poesia della camera oscura è nella prima parte e poi succede questa cosa che io seleziono alcuni tipi di lavoro a seconda del progetto, questi lavori li scansiono, li elaboro poi al computer con dei programmi appositi. Sì. Ah, quindi utilizzi anche il digitale. Utilizzo poi. Assolutamente anche il digitale. Sì. Li elaboro, li trasformo, li perfeziono, i contrasti oppure il soggetto, oppure aggiungo e tolgo cose. E queste immagini diventano poi dei lucidi che io stampo a contatto. Ma quindi, partendo da questa immagine, no? Tu l'hai visualizzata nella tua testa così o è nata giocandoci appunto con la tecnica? La seconda che hai detto. Ah, quindi giocandoci sopra piano piano è venuta fuori poi questa immagine? Sì, nel senso che l'immagine è nata così e questa qua c'è il corrispettivo in fotografia analogica bianco e nero, in fotografia di sali d'argento. Come sono arrivata a questa composizione per gioco? Nel senso che questa non è elaborata, è solo invertita, perché se notate questa immagine qua, che è quella che io creo in camera oscura con la carta fotografica e sali d'argento al fondo nero, e invece le cianotipie che io realizzo di solito hanno il fondo bianco, perché le inverto con una tecnica appunto digitale. Sì. La libellula fa parte di questi oggetti che io conservo e colleziono, per cui in testa quello che avevo era quello di creare una sorta di catalogo di immagini derivate da natura, quindi a piante e insetti. E poi quando mi chiudo in camera scura a creare, insomma, non so cosa utilizzerò di quello che ho a disposizione, prendo e... E questa è venuta fuori un po' per caso in quel modo, però in quel senso. Ma... E quindi la tua camera oscura, mi faccio i fatti tuoi, dov'è? In un bagno? Non ci sei mai stata? No. Ah, devi venirci. Ah, sì. Andiamo, dai. Andiamo. Vedere la mia collezione di insetti giganti. E no, ti devo immaginare. Sì, è nata in un bagno, nel senso che ovviamente quando ho cominciato nel 2010 più o meno, quello che avevo a disposizione era un bagno. Adesso è proprio una camera oscura che è solo quello. Io ho un laboratorio che è tutto fotografico, ho un enorme lavandino, cioè ormai ho degli attrezzi anche, ho collezionato degli attrezzi da professionista, anche se non sono un fotografo, alzo le mani. E poi tu sei mamma, quindi c'è una bimba mamma. Che fai entrare in questa camera. Altro che, mi aiuta, potrebbe... a suo modo crea cose. Bellissimo. Sì. Come hai iniziato? Cioè, come sei partita? In camera oscura, dici? Cioè, ecco, hai raccontato che hai cominciato con tuo padre, che ti insegnava le tecniche, però poi come hai proseguito? Cioè, nel senso, hai fatto degli studi? Sì, c'è stato un buco di tanti anni nel quale io in camera oscura non ci sono mai entrata. Poi ho iniziato a frequentare l'Accademia di Belle Arti, non alla solita età in cui si comincia l'Accademia di Belle Arti, io l'ho cominciata a 28 anni, quindi ero già abbastanza matura, avevo già fatto tutto un percorso di scuola, di studio, di lavoro e poi ho deciso che io ero restauratrice. E poi ho deciso che di restaurare le opere d'arte degli altri non avevo più voglia. Che restaurino le mie. Ecco, infatti, avevo questo spirito creativo che era un po', diciamo, tenuto al guinzaglio, perché è bellissimo il restauro, secondo me era, però era un compromesso per me, che mi permetteva di lavorare con le mani, di fare un sacco di cose che mi piacevano, però facevo ritornare all'antico splendore cose che non avevo creato io.
E quindi alla veneranda età di 28 mi sono iscritta all'Accademia di Belle Arti. Era un corso di arte contemporanea tenuto dalla professoressa docente Martina Corniati e lei era un corso sulle avanguardie storiche, quindi 1920 più o meno, Man Ray, sperimentazioni fotografiche, camera oscura. E io nel frattempo stavo frequentando un corso di incisione, che è una tecnica anche questa arcaica decisamente, più della fotografia. Non so se la conoscete, l'incisione utilizza una lastra, una volta si utilizzava di rame, adesso si utilizza molto di più lo zinco, economico. E si disegna in vari modi che non sto ad approfondire su questa lastra, la lastra si inchiostra e poi l'immagine si trasferisce sulla carta. E quindi c'è molto fucina in tutto questo, laboratorio, sporcarsi le mani, il bianco e nero, diciamo che io ero tutta focalizzata su quello. Io avessi potuto in quel momento mi aprivo un laboratorio di mi sarei aperta uno studio di incisione, però il torchio costa un occhio della testa. E io ho fatto 2+2 in quel momento, la mia testa ha fatto click, ho detto io tutto quello che sto facendo è in incisione, in questo corso che mi piace tantissimo. Non questo, ma posso esprimerlo con dei mezzi che conosco, che è la camera oscura. E quindi sentir parlare la professoressa, in quel momento non so che cosa ha detto, la lezione è continuata, ma io ormai avevo la testa che viaggiava, sono uscita di lì, ho preso il mio treno, sono andata nella mia camera oscura vecchia di mio papà, non la mia, nel bagnetto, io non vivevo già più in quella casa da 10 anni ormai, mi sono chiusa lì dentro e non ne sono più uscita. Wow. È andata proprio così, fantastico. Un tasto, un interruttore, un click. Sì. Ho iniziato, tornando a casa ho preso foglie, erbe, semi, mi sono chiusa lì dentro, ho iniziato a vedere delle magie che saltavano fuori, perché poi è proprio semplice il funzionamento di questa tecnica, perché c'è questo foglio di carta, l'oggetto che si appoggia sopra sì. È l'ABC della fotografia, sì, sì. Spiegarlo ai bambini, la fotografia si spiega con la fotografia a contatto, sì, sì. E giocare, per me il gioco è stato trasformare questa cosa così semplice in qualcosa di un po' più elaborato, quindi creare quello che provare a rappresentare quello che avevo dentro con questa tecnica. E qualcuno che ti ha ispirato, oltre alla professoressa, ma dico magari tra grandi autori o qualcuno che hai incontrato anche dopo? Da dove nasce l'ispirazione? L'ispirazione, allora, diciamo che forse c'è da distinguere a livello formale e di contenuto. Ecco, nella forma sì, credo che Man Ray, per esempio, mi abbia ispirato moltissimo, l'arte déco, Liberty, diciamo l'arte che c'è stata a cavallo tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, Birdsley e tutta una serie di nomi, hanno sicuramente influenzato il mio modo di immaginare le cose belle e di creare. A livello di contenuti credo che sia un po' più complicato, nel senso che il mio bacino, penso forse per tutti, è proprio la vita reale, le esperienze che ti succedono, la musica che ascolti, il cinema, un libro, tanti libri. Cioè, forse l'artista, ecco, la persona che mi ha influenzato di più è stato Bruno Munari. Li ho letti tutti, credo. No, dire tutti no, perché poi non posso affermarlo con certezza, però certo. Bruno Munari è stato un artista che mi ha cambiato la vita. E allora, guarda, ti volevo fare ancora una domanda brutale, ma te la faccio nella seconda parte dell'intervista. Sì, sì. Va bene. Dai, teniamo qualcosa per dopo. Sì. Grazie per il momento. Grazie a voi. Grazie. Grazie. Allora, fantastico. Adesso dobbiamo trattare un po' l'argomento, sì. Andare un po' a fondo, scandagliare, cercare di trovare qualcosa che ci allacci al piemontese, al Piemonte, la nostra terra. E quindi chi possiamo chiamare se non lui? Il magico, l'eroe! No, piantali. L'inarrivabile! Eccolo! Eccolo! Il maestro! Venga! Sulla cerimonia, per carità, ecco. Insomma sì. Niente, allora, buonasera. Buonasera, Cerea. Cerea.
Allora, cosa ha portato stasera? Cosa ha portato? Allora, incominciamo guardando cosa ha portato l'ospite. Va bene? Sì, va bene. Vabbè, allora, ribalta sempre la situazione. No, perché sì, così un'occasione per fare un po' di lessico. Sì. Allora, come si dice la spiga? La spiga. Le spi. Le spi. Le spi è maschile. Ah, è maschile. È come se fosse lo spigo. Però è la spiga. Interessante. Poi, no, è interessante. Le parole ventan prendio, perché sennò ma sì. Certo. Poi, questa qua invece è la libellula. Ah, la libellula. La libellula. Come si dice? Allora, si può dire pistun snur, pistun carabinier, pista pistun, specie, la lusen, no, la lusentella è la luce, la danzaringa, la balancinga, la liulotta, c'è tutte le specie. Non so se essere più stupito dal numero di nomi possibili o dal fatto che te li ricordi tutti. No, va bene, insomma, ce ne diversi, no? Allora, io non le so distinguere, però c'è chi ha anche cercato di capire, ma la danzaringa e più quella specie o più l'altra, perché c'è il nome scientifico, sì, poi c'è il nome volgare. Ah, e qual è il nome volgare? E sono tutti questi, questa pletora di nomi che non si dice più. Ecco, e ci cerca di collegarli con i nomi scientifici. Certo. Ecco, e vabbè, comunque. Interessante. Bello questo, anche questo. Questo è per dire. E poi c'è anche lì il dente di leone, lì il soffione che è del tarassaco. No? Il fiore del nome scientifico è tarassaco, che è quello che cresce così in mezzo all'asfalto, quello giallo, che è imparentato col soffione, cioè quello giallo nasce da quello lì che si soffia, no? Sì. Io non sono botanico, per la carità, però funziona, si capiva che non lo ero, però più o meno funziona così. Sì. Allora, il nome di quello lì, neanche lì ne ha diversi, cioè, si può chiamare il Dented Lium, però si può chiamare anche il Pisacan, può chiamare anche il Virasul, a seconda di come... Come ti gira? Girasole. Girasole, da come ti gira. D'altronde noi chiamiamo girasole quello, mentre il girasole naturalmente in italiano è un altro fiore. Esatto. Sì, ecco. È vero. E poi c'è la parpaiola. La parpaiola. La farfalla. Se notturna, che io lì non perché essendo cianotipia, non si sa se la notte o dal dì. Allora, la distinzione più o meno è che la parpaiola è quella del dì. Sì. Il parpaiun ha le culle della noite. Fondamentale. Il parpaiun. La differenza è che c'è la farfalla e la falena. È certo. Quindi è abbastanza fondamentale. Questa volta è abbastanza fondamentale. Sì. Vabbè. Questa sera vi prendete un'insufficienza. No, si danno i voti. Allora, no, comunque, come si dice? E quindi diciamo che abbiamo visto un po' di lessico. Bene, un po' di lessico. Poi, ci d'altronde, se dobbiamo parlare di arte... Sì, io non so collegare degli artisti esperti di cianotipia, di queste tecniche. Io non li conosco, magari ci sono, però mi devono perdonare se sono viventi, oppure se sono morti, lasciamo, non importa. Però diciamo che appunto il discorso qual è? Io posso parlare di altri artisti. Pescandoli a caso. Sì, ma peschiamone uno, non proprio... Ne scelgo uno. Sì, scegliene uno. Gli altri li butti Ne tutti. Scelgo uno. Allora, la scuola di Rivara la buttiamo giù dalla riva. Sì, ci serve. Parliamo dell'altro che non faceva parte della scuola di Rivara, però è andato all'Accademia... è andato all'Accademia Albertina. Hai visto? Questo è andato anche... Collega, è un alunno dell'Accademia Albertina, anche lui. E niente, lui si chiamava Giovanni Battista Quadrone. E faceva i quadri. Quindi già c'è un buon inizio, no? È venuto prima il nome o l'attività? È venuto prima il nome, evidentemente, insomma, aveva già un solco. E niente, fatto sta che Giovanni Battista Quadrone era questo artista, è venuto fuori dalla Carina Albertina, era un pittore però. Sì. Era un pittore realista che disegnava, pitturava quadri della realtà che aveva intorno a sé. Sì. Certo. Quindi facciamo un po', non dei dettagli così, perché faceva più i paesaggi e poi metteva le persone nei paesaggi, giustamente, no? Come riempirli di cose interessanti, di azioni, di eventi che accadono, ecco. E quindi c'è per esempio il quadro, lui è famoso per
i quadri in Sardegna, perché dovete pensare che a quell'epoca il Piemonte e la Sardegna erano, siamo nell'Ottocento, no? Sì, e certo. Quindi venivano fuori dallo stesso stato, quindi ogni tanto qualche piemontese finiva in Sardegna. Le vacanze? No, non in vacanza, normalmente ci finivano per altri motivi. Comunque questo è andato a fare il pittore, sì. Quindi un bel mestiere tutto sommato, sì. Ecco. E ha fatto i quadri sulla Sardegna, sono famosi. Belli. Poi ha fatto, è famoso per quelli dei cacciatori, sì. Perché ha fatto i cacciatori con lo schioppo a spalla, con i cani. È famoso per i cani. È famoso anche per i cani. Sì. Quadrone. Poi è famoso perché ha dipinto per il circhi, faceva i circhi. Ah, il circhi bello. Ma guarda che ne ha fatti di belli. Allora, sì, andate su Google, cercate Google. Giovanni Battista Quadrone. Attenzione perché c'è anche Giovanni Battista Quadri, non c'entra niente, nei risultati vi viene fuori. Sì. Cercate Giovanni Battista Quadrone, Quadrone. E guardatevi un po' di quadri di Quadrone, oh. Sono alla GAM, un po' esposti e un po' nei depositi. Dovrebbero tirarli fuori dai depositi, sì. Un appello alla GAM. Un per tirare fuori non solo Quadrone, c'erano anche gli altri, ma mi avete detto di non parlare. No, ma e quindi, perché se no facciamo una lezione d'arte per tutta la serata. No, ma lezione non è neanche una lezione d'arte, sono quattro chiacchiere. Sì, quattro chiacchiere. Comunque, niente. Ma era Quadrone che dipingeva tutto con tanti colori? È molto colorato, Quadrone è molto allegro. Oh, è molto, infatti uno vede delle cose che se le ha viste in foto sono cose magari il primo Novecento, inizio sì. Fino Ottocento, era un'epoca coloratissima, cioè quando c'erano le piole, no? Sì. E ci sono le donne e gli uomini vestiti da piola, non erano mica vestiti tutti di nero, c'era vestiti di verde, di bruno, di tutte le tinte. Poi le cote lì, le gonne di tutti i colori, le sottane, e poi c'erano anche, come si dice, gli interni delle case, ogni tanto c'è il... per lui, non so, ha fatto talmente tanti cacciatori che ci sono, cioè sia il cacciatore che entra, entra dentro, sia il cacciatore da dentro che esce fuori. Ma quando fa all'interno della casa ci sono questi tappeti, è sempre tutto molto bello, allegro, no? E perché i cacciatori, c'erano anche i cacciatori allegri, snur, no, sì. Dico, avevano anche delle belle case certi cacciatori, ecco. C'erano anche i cacciatori allegri. E certo, comunque è un'epoca sì. Molto colorata. Molto colorata. Molto bello. Il circo, bello. Poi. Il circo, guardatelo poi. Su Google che c'è. Sì. Quadrone. Poi guardate le pareti di casa vostra, perché se possedete un quadrone di quadro, cioè un quadro di Quadrone, beh, non si sa mai. Non si sa mai. Non si a sa valore. Mai. A valore. Ma io non sì, lo sì, so. Sì, valore, a valore. Sì, sì, a valore. Sono esperto di aste, però vabbè. Va bene. Abbiamo fatto un pittore così, pescato dal novero, ce n'è sì. Tanti. Cioè, però questo è. Grazie, grazie maestro. Grazie. Prego, ti accomodi. Quadrone per andate a cercarlo. Bene. Fantastico. Ma adesso a questo punto sì. Giochiamo un pochino. Giochiamo un po', dai. Dai, mi dovete un attimino. Sciogliamoci. Sì, vi vogliamo belli attivi, forti, allora, forza. Questo è il momento per far valere le vostre conoscenze musicali. Evviva! Vai Matteo, vai, di quel gioco. Giochiamo. Dai, giochiamo anche da casa, mi raccomando. Allora, assolutamente un appello. Per il gioco musicale di questa sera ho scelto di riciclare un'idea. Perché? Perché quando in una certa serata feci questo gioco musicale, facevamo sui riff, se ricordate, avevamo anche spiegato che cosa fossero questi riff, lo ripeto brevemente per coloro che non sono stati attenti, delle piccole frasi musicali solitamente eseguite da uno strumento solo, che sono molto caratteristiche della melodia, insomma, del brano in questione, e me ne erano rimasti alcuni che avrei voluto fare quella sera per questioni di tempo, naturalmente abbiamo scelto i soliti tre. Quindi gli altri tre li portiamo questa sera, sì, d'accordo? Benissimo. Sono del tutto originali, per cui fondamentalmente le regole del gioco più o meno le sapete. Si tratta di darci il titolo della canzone, o volendo essere un po' più buoni, anche qualche indizio, insomma, anche sugli artisti, su chi la può aver scritta, insomma, qualsiasi cosa. A partire per l'appunto da questa piccola frase musicale che noi chiamiamo riff, che è caratteristica assolutamente della canzone. Ok? Molto specifica. Ma molto bene. Bene. D'accordo. Siamo pronti. Nel caso in cui, metto le mani avanti, non ci dovesse essere nessuno che la sa,
io magari ne provo a canticchiare un pezzettino e vediamo se magari viene fuori. Dai un aiutino. Vabbè, un aiutino. Facciamo la versione facile. Andiamo con la prima, dai. Va bene, andiamo con la prima. Allora, la prima è questa qua, se non la conoscete. Vabbè, non butta. Direi che dovrebbe bastare. Sì, qualcuno Alice, sa. Alice. È lei, Deep Purple, signore. Grazie, grazie, grazie. Grazie, grazie per la soddisfazione. Allora, il secondo brano, invece, so che qualcuno in sala lo conosce. Vediamo se ci ricordiamo il titolo. Vi do un indizio. È una canzone dei Beatles. Vabbè, ma... Però... È già tutto detto. Non voglio... Facilitiamo. Qualcuno? Oh, il microfono. Strawberry Field? No, ce l'ho qua. più o meno. Questa è... c'è qualcun altro che vuole provare? No. Adesso ti tocca canticchiarla un po'. Avete ragione. Vabbè, allora la canticchiamo. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life. You were only waiting for this moment to arrive. Che dite? Niente. Allora ricomincio. È difficoltà. Blackbird singing in the dead of night. Take this sunken eyes and learn to be a blackbird. Qualcuno? Qualcuno? Ecco, grazie. Blackbird. Grazie. Fantastico, ragazzi. Grazie mille, fantastico. Ok, e lo scoglio, 2 su 3 le abbiamo fatte. Sì, esatto. Adesso tiriamo fuori l'ultima. Ah, questa anche celeberrima. Questa, forse persino più di Blackbird. Comunque, andiamo. Scusate, mi sono distratto, ho perso però era questa. Ho sentito qualche brusio, c'è qualcuno che ce l'ha. C'è qualcuno che la sa. Qualcuno che la sa. Sì. Ma sì, dai. È lei. Fantastico. Led Zeppelin. Led Zeppelin, signore e signori. Le sa tutte, fondamentalmente. E vince questo. Lorenza, eh? Sì, grazie, grande, Lorenza. Complimenti per la cultura. Bene. Tutti gli altri, mi raccomando, ripassiamo un po', eh? Prossima volta andrà meglio, eh? Grazie Matteo, grazie. Grazie a voi, grazie. Allora, ma adesso, dopo questi giochi musicali, andiamo, scusa, ragazzi, non facevamo pausa? No, che pausa? È pausa a metà. Ma che pausa? No, devo andarmi a prendere un caffè, ragazzi. Mi sto addormentando. Un caffè adesso. Scusa, ma è lo show nel mezzo. Che vai a prendere il caffè? Dai. Vado in bagno. Prendere sto caffè. Vai. Vado in bagno. Era una copertura. Ma era una copertura. Non si può lavorare così. Dai, vai. A far sta pipì. Mamma mia, che roba. Mamma mia. Si può. Infatti, allora. Solleviamoci da questo mondo terreno, eh? Sì, andiamo verso l'alto. Miriamo di più, invochiamo gli dèi, invochiamoli. E chi ci arriva? Eccolo! Eccolo! Sono Zimbico. Che bello! Salve, mortali. Mamma mia. Il meglio che il cielo ci potesse donare. La verga, cara. Ah, la verga, scusi. Prego, Cupido, prego, si accomodi. Prego, ma che bello. Oh, meraviglia.
Allora, Cupido è qui con noi perché deve risolvere spesso, cerca di risolvere i problemi di cuore della nostra umanità. Sì, devo portare una rimostranza da parte del capo. Sì. Attenta a te. Sì. No, perché il capo mi dice sempre, tu vai in questo posto, l'arte, le cose, a parte le canzoni melensi. Che fa. Sì, no, si lamenta perché non c'è più l'arte come piace a lui. Come non c'è più l'arte? Più arte di così, scusa. No, perché dicono che fanno i baccherozzi, gli sfalci, queste cose qua. No, però il problema è che lui vorrebbe l'arte come le faceva una volta, no? Questi affreschi con tutti gli dèi, trunfi, no? Cioè, a me frega niente, onestamente. Però lui non è bravo con Instagram, non è con i selfie. No, lui vuole gli affreschi come una volta. Dice, lasciamo perdere i templi, le statue, perché tanto quelle sono un po' impegnative, tra l'altro. Poi una certa età, lui con una panzetta. Cioè. Mm. Quindi lui vuole l'arte come una volta. Vuole l'arte con i dèi. Gli affreschi, le cose, ha detto che vabbè, le statue e i templi va bene anche no, perché comunque sono un po' impegnativo e anche raderà solo una città per farci un tempio, forse magari anche no. Ecco, però è qualche cosina un pochino più, che sia un po' un omaggio alla grandiosità. Va bene, ne parleremo con i nostri artisti. È meglio, con perché Alice, non è che posso andare avanti a fare le cavolaie qua. Ma cosa stai dicendo? Comunque... Non ne capisce tanto di arte, sì, signor Cupido. Deve un po'... Stai al tuo posto, tu. Sì, ok. Vabbè, lui ne capisce di più di sentimenti. Innanzitutto dal pubblico... Dico sì, a manetta. Paura. Qualcuno ha qualche domanda da fare? Qualche problema da risolvere? Qualche problema di cuore. Qualche problema veramente che lo affligge. Perché lui risolve tutto, qualsiasi cosa, Niente, da casa. Niente. Vabbè. Ma meno male, hanno capito come funziona la vita. Dice? Sì. Meno male. Però sono arrivate alcune letterine. Le nostre letterine. Marca malissimo. Allora. Dunque, ne è arrivata una da Che Puppa gli Uomini 86. Prego? Che Puppa gli Uomini 86. Chi Puppa gli Uomini? No, il fisco. Ok. Che è un po' sordo. Allora. Occhio, Posso? Prego. Caro Cupido, non mi sono mai innamorata perché tutti gli uomini che incontro sono deludenti. Poi, questa settimana, ho letto un romanzo e ho perso la testa per il protagonista. Mi piace davvero tanto. Il romanzo è Il Cavaliere Inesistente di Italo Calvino. Che dici? Comincio a credere di avere qualche problema con gli uomini reali. Che Puppa gli Uomini 86. La signora ha ragione, però c'è un uomo che secondo me farà il caso suo, si chiama psichiatra. Ma tra l'altro lo può vedere anche una volta a settimana, anche di più, dipende anche un po' dalla sua disponibilità. E secondo me ci andrà veramente tanto tanto bene. Poi gli dà anche delle caramelle particolari, no? Che la faranno sentire benissimo, potrà leggere un sacco di libri, innamorarsi di un sacco di gente ed essere comunque felice. E può anche prendere un gatto. Lei dice che questa è la soluzione. Sì, assolutamente. Va bene, noi... Sì, io credo che... Accettiamo questa soluzione. Noi uomini non possiamo che accettare il volere divino. Allora, leggiamo quest'altra. Sì. Non mi si fila nessuno 90, ti scrive questa lettera. Ascolta bene. Caro Cupido, non cucco un uomo neanche a morire. Le amiche mi hanno detto che vestivo troppo sciatta e allora mi sono tirata a lucido, ma niente neanche così. Le mie amiche mi hanno detto quindi che ero troppo elegante e che incutevo timore. Insomma, qualsiasi cosa facessi non andava bene. Poi, quest'estate, al mare con una tuta da sub, pinne, occhialoni e boccaglio, ho fatto conquiste. Mi stavo domandando, forse questo è il mio look adatto per tutti i giorni? Che dici? D'inverno forse sì. D'estate un po'... è un po' impegnativo, poi il riscaldamento globale, non so se una tuta da sub poi è la scelta... migliore, però se coprirsi funziona, perché no? Ci sono anche degli abiti completi che tra l'altro non sono bruttini, lasciano un posto per gli occhi, insomma. Poi perché? Non ci si deve neanche depilare volendo, infatti è tutto, secondo me è tutto un vantaggio. E comunque, se qual è l'obiettivo della signorina, tra l'altro? La signorina vorrebbe conquistare. Ma perché? Ma stai sola? Guarda che davvero, vedi, tante energie sprecate questa ragazza, E compra l'abito per tirarsi a lucido e fai le cose, cioè, ma perché? Ma stai tranquilla, fai la tua vita, ma no, ma perché? Secondo me questa cosa dei sentimenti è sopravvalutata.
Ma come, ma Cupido non può dire lei che ma i sentimenti sì, sono sopravvalutati? È sopravvalutata perché poi questa, no? Fa così, no? Troverà qualcuno che la porta fuori a cena, le fa i regali e poi le dirà ecco mi fa ingrassare. E così cominceranno ad annoiare. Ecco sei troppo possessivo. Ma non... E comincerà ad annoiare. Ma poveri... E finisce sempre così, è sempre una tragedia. Poi non viste tanti tragedie, eh? Sì, immagino dalle sue parti. Infatti. Comunque, Cupido, noi la ringraziamo, sì. È veramente sempre un piacere parlare ma con certo. Lei, una ventata sempre, d'ottimismo sempre e d'amore. D'ottimismo, sì, sì, veramente. Grazie, aiuta molto grazie. Le persone ad lascio avere la verga. Grazie, saluti tutti, Grazie, grazie Cupido, niente da fare, non c'è niente da fare, lui la dolcezza e l'amore proprio non cinico, so che cosa cinico sia. Al massimo. Va bene. Ma a questo punto, allora, torniamo sulla terra, abbiamo qui con noi la fortuna di avere un medico, un dottore che veramente la sa lunga, anzi direi che la sa breve perché è velocissimo a dare le sue diagnosi. Lui, due parole, capisci che cos'hai e via, Abbiamo qui con noi un luminare della medicina, lui si è laureato in quante ore? Non lo sappiamo ancora, glielo chiederemo. Poche. Il dottor Bing! Dottor Bing, venga avanti, eccolo! Buonasera, dottor Bing, buonasera. Prego, si accomodi. Ma, sì. Ah, sì, anche lei, sì. Dottor Bing, via. Buonasera. Buonasera. In questa settimana ha migliorato le sue conoscenze con studiando. Impossibile. Impossibile, eravamo già ad un livello troppo alto. Sì. Non fa dei corsi d'aggiornamento come tutti i medici, no? No, temo di no. Perché dovrei? Certo. Sono bravo. Sì. Non sono bravo? Certo. Quindi noi sappiamo che lei si è laureato in modo molto veloce. Cosa mi segno questa cosa dei corsi d'aggiornamento. Non sapevo che esistessero, scusate. Oh, mamma mia. Francamente magari può tornare utile un domani. Sì, anche fa un po' curioso. Ricordiamo per il pubblico da casa e qui in sala quanto lavoro ha fatto per arrivare ai risultati che... Tanto. Ho saltato il pranzo. Ah, beh. Sì. 12 ore tirate, filate proprio dalle 8 di mattina alle 8 di sera. È stato estenuante. Veramente, sputato sangue. Però i risultati si vedono. Certo, lei è l'inventore della fast medicine. Cioè questa medicina molto veloce, poche parole, e il paziente scopre subito... Senta, l'ha fatta la risonanza. Ma la smetta! Ma vabbè. E gliel'avevo prescritta. Vabbè, la farò. Abbiamo già delle chiamate per prego. Che sentiamo. Dalla regia, sentiamo. Ci dicono che c'è una prima chiamata, vediamo, sì, eccola qua, pronto? Buonasera, dottore. Buonasera, da qualche giorno sento un dolore alla gamba destra. No, trombosi venosa profonda. Ma aspetti un attimo. Ma io sono caduta da un albero. E quindi? Pensa di avere una fattura? E viene qui da me già con la diagnosi? Ma questi pazienti devono fare i pazienti. Noi vogliamo sapere i sintomi, non vogliamo sapere queste cose inutili. Siate pazienti, fate i pazienti. La frattura scomposta adesso, signora. La frattura scomposta. Vabbè. Un'altra chiamata, per favore. Un'altra chiamata. Buonasera, caro dottor Bing. Buonasera. Allora, io avrei bisogno di un suo aiuto rapido, lesto. Allora, Dica. Allora, io ho un leggero mal di testa da ieri sera. Un mal di testa, che mal di testa. Io mi chiedevo. Certo. Idrocefalo gnomo teso. Idrocefalo gnomo teso. Sì. Oh, Madonna santa. Ma dottor, ma allora cosa mi consiglia di fare in merito su questo cefalo? Cosa mi consiglia di fare? Testamento. Quali sono i suoi consigli? Testamento. No. Sì. È l'unica cosa che può fare. Prego, il prossimo. Andiamo sul prossimo. Buonasera dottore, buonasera. Allora, io ieri ho sbattuto l'unghia dell'indice destro contro il muro. Chiaro. Melanoma ungueale. No, acquale lentiginoso. Vedi cosa si è molto Jimi Hendrix di questa roba.
Mortale. Niente da fare, niente da fare. Ma cos'è queste imposture? Ma di cosa si tratta? Di cosa si tratta? Io ho una malattia mortale. Cosa posso dire? Come tutte le malattie, compresa la peggiore di tutte, la vita. Ma ha sbattuto il dito contro il muro, dottore. Signore, voi non avete forse chiaro come funziona la medicina a corpo umano, la macchina bellissima, perfetta. Voi non avete idea. Non avete idea. Ma a questo punto non so se c'è ancora una chiamata, se no... No, basta così. Di no, no pare di no, pare di no. Pare di no. Di no. Dico non di no. Grazie, dottor B. Grazie a voi. Senta, la sua pressione intraoculare, se l'è fatta controllare? No, non voglio, non mi guarda. Guarda, perché... si vede da qua il glaucoma. No, di nuovo, per favore. No, grazie. Va bene. Va bene. Grazie a voi. Grazie, dottore. Sempre molto grazie utile. Mille. Una piacevole serata in mezzo a voi. Sì. Mamma mia, grazie. Grazie. Terribile. Mamma mia. Quando mi guarda sì. Così mi fissa, mi fa paura. Cioè proprio ho il terrore. Perché... Tra l'altro adesso, visto che siamo sul momento giusto, direi di provare con la rubrica Under 10, con i bambini. Sentiamo il parere di... Aspetta. È che mi scappa un pochino anche a me adesso. Non c'è verso, Marta. Questa volta stai qua. Ma perché mi fanno venire l'ansia, capisci? E queste persone che inviti... Posso andare un attimino? Perché? Ma 5 minuti. Ma ho paura perché c'è la rubrica Under 10. Potrebbe chiamare lei. Lei chi? Lo sai chi potrebbe chiamare. Ancora con sta Lucrezia. Dai che non chiama. Dai, forza, no, dai. Non mi lasciare. Arrivo. Aspetta, arrivo. Vabbè, siamo con la rubrica Under 10, con i bambini, sentiamo il parere sulla tematica del giorno. Vediamo un attimo se c'è qualche bambino che sta chiamando in questo momento. Pronto? Oh, pronto? Sono Davide. 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 Sì, ciao. Davide, sei ancora vivo, Davide? Sì, sono ancora vivo. Bene. Da dove chiami adesso? Adesso sono nella sala del tè. Nella sala del tè? Ma quindi Lucrezia ti ha liberato dallo sgabuzzino? Sì, mi ha liberato poi, però adesso sono nella sala del tè perché mi costringe a prendere il tè con le sue bambole alle 5. No, come? Ragazzi, sembra una scena, film dell'orrore. Come? Ti ha costretto a stare insieme alle sue bambole? Sì, tutti i pomeriggi alle 5 devo prendere il tè con Rosalia e Brigitte, capito? Aspetta, Davide, ma in questo momento sei seduto proprio lì vicino alle bambole? Sì, ti sto chiamando con il telefono di Barbie. Col telefono di Barbie, ma perché il telefono di Barbie funziona veramente? Pensavo anch'io di no, invece funziona. Senti Davide, facciamo una cosa, Lucrezia dov'è adesso? Non lo so, forse in soggiorno, però potrebbe arrivare da un momento all'altro. Allora, senti, facciamo una cosa. Se per caso arriva, tu lascia attaccato il telefono, così vediamo se succede qualcosa. Urla forte e noi cerchiamo di intervenire, ok? Va bene, sì, grazie mille. Ma sta arrivando? Davide! No! Gesù! Allora, no. Davide, con chi stai parlando? Hai offerto i biscotti a Rosalia? Ti ho detto che non devi mettere lo zucchero a Brigitte, che sennò poi ingrassa. Dai, su! Non mangiare i biscotti al cioccolato, Davide! Sii gentile con Rosalia! Lucrezia! Lucrezia, sono qui in diretta! Mi senti, Lucrezia? Ciao! Lucrezia, cosa stai facendo? Mi hai chiamato tu questa volta! No, non è che ti ho chiamato io! Carino! No, che carino! Lo sapevo che prima o poi ti saresti innamorato! Ma che innamorato? Per favore, Lucrezia! Lucrezia, senti, allora... Sono molto contenta. Sì, sono contento, ma allora non va bene cosa stai facendo con tuo fratellino Davide. Davide! Ma mi sta chiamando col cellulare di Barbie! E allora quante volte ti ho detto che non devi toccare gli accessori di Barbie? Sì. Come ti sei permesso? Lucrezia! Ha messo giù. Ha messo giù. Ma va sempre a finire così? Sì, sentiamo. La regia è riuscita a rintracciare la telefonata? Sì, siamo stati abbastanza lungo sul telefono per cercare di rintracciarla? Sì? No, non è stata abbastanza lunga. Dobbiamo essere lunghi, dobbiamo indagare, perché questo Davide mi fa paura, poverino, mamma mia. Lo so, è in pericolo.
Allora, proviamo a vedere se c'è un'altra chiamata di un altro bambino. Intanto teniamo sotto controllo la situazione, mi raccomando. C'è ancora un minutino. Pronto? Ah, ecco, una nuova chiamata. Pronto? 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 Bene, bene. Lucrezia, sei Lucrezia, tu Lucrezia? Ciao! No, sono Rosalia, la bambola di Lucrezia. Sì, sì. Allora, Rosalia, senti. Dovete trattarla bene, altrimenti faccio la bambola assassina e la notte vengo davanti al vostro letto a fissarvi con gli occhi spalancati. No! Sì. Lucrezia, questa cosa non mi piace. No. A me sì, invece. Rosalia poi, non Lucrezia. Senti Rosalia, lo so che sei Lucrezia. Lucrezia, la tua voce si distingue benissimo. Allora, senti Lucrezia, mi raccomando, non allora, hai liberato Davide? Davide, non ti devi alzare perché manca ancora un po' per la permanente. Cosa gli stai... Ti ho detto mezz'ora almeno. Cosa gli stai facendo questo povero Davide? E poi ci vuole silenzio, eh? Silenzio per che cosa? Per la permanente. No, senti, allora, libera subito Davide, perché la stiamo rintracciando. Resta qui in collegamento. Lucrezia, parla un po' con me, parla, su, Lucrezia. È andata male anche stavolta. Ha messo giù. Lucrezia, cosa possiamo fare? Non lo so, io veramente... Proviamo a chiedere allora? A Marta. Lucrezia... Andata? No, è terribile, sta diventando una situazione imbarazzante. Perché? Perché questo povero Davide, questo fratellino, lo sta... Ah, che carino. No, che carino, tu dovresti essere qui per capire cosa sta succedendo. Che cosa? Dobbiamo fare qualcosa, dobbiamo rintracciarlo. Rintracciarla... Chi? Lei. E poi, perché anche i genitori, io voglio capire che fine hanno fatto i genitori. Ma infatti... Vabbè, ma la rubrica dei bambini. La rubrica dei bambini, ma sta diventando un caso internazionale. Va bene. Vabbè, ogni volta ti scaldi troppo con questa situazione. Una bambina, non mi sembra il caso di farla così... È un mostro. Va bene, senti. Va bene, allora, io direi di passare alla musica seria, alla voce del nostro grandissimo Matteo Sibilla. Matteo Sibilla, The Voice, lo chiamiamo. The Voice, beh, certo. La voce. Minimo. Eh sì, è arrivato quel momento della serata. E ci occupiamo, insomma, di un po' di serietà, cose un pochettino serie. Abbiamo una canzone carina per questa sera, sempre italiana, devo dire, di un gruppo sconosciuto, persino sconosciuto a coloro a cui piacciono di solito i gruppi sconosciuti, pazzesca. Tu li conosci almeno, sì. A quanto pare. No, sì, sono dei ragazzi di Perugia, si chiamano Elephant Brain, cervello dell'elefante, e questa è una canzone... molto bella, che racchiude un certo significato. Non è una canzone particolarmente attiva, però è molto densa, secondo me, di significato. Non è neanche particolarmente lunga, è piuttosto breve. È più lunga l'introduzione, sì, che sto facendo io. No, ma ci tenevo, insomma, a sviscerarla un pochettino. Però è davvero, davvero molto bella. E si chiama Quando finirà. Ah, ma pure? Faccio. Quando finirà? Bene, ascoltiamola. Presto, comunque. Ok. Quando tutto questo finirà, avrò più tempo da dedicarti e per stare con te, per provare a parlarti. Quando tutto questo finirà, via d'uscita, tu le domeniche che sempre hai sognato, non piangere più per tutti i miei sbagli. Quando tutto questo finirà, potrai perdonarmi del limone versato sui tuoi occhi stanchi, il mio cuore spremuto su un foglio bianco. Quando tutto questo finirà, potrai consolarti, lasciarmi tutto alle spalle, guardare un film soltanto per farlo. Quando tutto
tutto questo finirà. Sarò una nazione da ricostruire, una città messa in ginocchio dalla fame. Una parola sola e tutto questo finirà. Grazie, grazie mille. Spero vi sia piaciuta, lo so. Non conosciuta, però no, dance, veramente dance. Bella, no, davvero, no. Grazie. Non sto scherzando. Bella, bella. Okay. Oh, Marta. E quindi da questo momento di magia, di bellezza, noi siamo destinati a passare adesso a un collegamento, sì, con l'estero. Sì, perché noi viaggiamo fin lontano, fin, sì, in Germania, andiamo fin in Germania a cercare di carpire certe cose importanti che riguardano anche l'arte là in Germania. Sì. Chissà che la nostra amica Cazzarina non ci dica qualcosa di importante al riguardo. Lei, ricordiamolo, è un'influencer pazzesca, no? Quasi 50.000 followers, TikToker di successo, insomma, forse ce l'abbiamo in collegamento telefonico. Pronto? Pronto? Wir sind fertig. Hallo! 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 Katharina! Hallo! Alles gut? Tutto bene? Ja, ja, alles gut, danke. Katharina, come sta? Allora, io ti devo dire, oggi mi volete far parlare di arte? Sì, è il tema della serata. Però io ti devo dire, proprio lo scorso weekend ho avuto un'esperienza di arte che onestamente io adesso mi trovo, come dire, un po' agitata. Ah, agitata, addirittura. Non mi sento di parlare di arte, di kunst, perché comunque è stata una cosa veramente stranissima. Ah, ma cioè, si può sapere? Allora, però, praticamente mio fidanzato Klaus. Klaus, sì, è il tuo fidanzato. Ha detto: Kati, perché non andiamo a vedere una mostra? E io gli ho detto: ma che cosa ti succede? Tu sei una persona di magazzino logistico, non ti frega niente di kunst. Ma Catalina, gli dia almeno una possibilità. Io portavo in musei belli, pieni di pittura, pieni di cose belle. Sì. E lui mi portava nel museo di tortura di Medioevo e mi diceva: guarda, queste torture in Germania si usavano fino a 70 anni fa. Io gli dico: non me ne frega niente. Certo. E lui, tutto questo è sua passione di museo. Allora, io ti dico, mi vuoi portare mostra di arte? Non mi fido perché tu non sei esperto di arte. Non è che fili tanto. Alla fine ci siamo andati, perché lui mi ha detto: beh, ma c'è partnership con Baden-Württemberg, quindi c'è la regione che praticamente ci dà 50 euro. 50 euro mi siete venduti. Per 50 euro, allora, vabbè. Allora facciamo, poi mettiamo story su Instagram, facciamo piccoli video su TikTok e questo è... E si fanno i follower così. Molti follower, ecco. Allora siamo andati a vedere questo artista che si chiama Gunther von Hagens. Ah, lo conosci? No. Boh. Voi lo conoscete? Meno male che non lo conoscete, io ve lo dico, meno male, perché Gunther von Hagens fa praticamente questo. Che lui cosa? Fa plastinazione. Cosa fa? Fa plastinazione. Cosa fa? Plastinazione. E che? Plastinazione. La plastilina, che è? No, lui praticamente prende corpi di morti e li sostituisce tutto con silicone. Mamma mia, atroce. E che roba è? Io gli ho detto: Klaus, sei un cretino. Io non riesco a dormire, kann nicht schlafen. Mamma mia. E io gliel'ho detto. E alla fine lui si è messo a ridere. Vabbè, io mi sono pure annoiato, mi dice. Lui è veramente un cretino, mi ha fatto veramente brutto scherzo. Mostra
orribile, ho dovuto anche dire che era bella per Baden-Württemberg. Certo, questa è stata. Ma quindi state ancora insieme con Klaus? Sì, si è guastato il rapporto. Ma sì, ma normalmente è normale. È solo che ogni tanto fa questo umorismo. Cosa fa questo? Questo specie di scherzo che fa schifo. Ah, molto, molto umoristico. Umoristico. Cioè. Ma possiamo sentire Klaus un attimino, un saluto alla sua versione? Perché volete sentire questo qua? Ma sì, perché abbiamo sentito la sua versione cazzarina, ma non quella di Klaus? Magari lui è pieno di entusiasmo. Okay. Klaus, komm, sie will dich. Ecco, lo sta chiamando. La scala, c'è sempre questa scala che è sempre più lunga che... Hallo, guten Abend! Alles gut! Sì. Ah, gli italiani sono so witzig, ja! Che ha detto? Gli italiani sono witzig, ja! Sì. No, bitte, Klaus, das ist nicht möglich! Praticamente dice che siete molto divertenti. Grazie. Noi, pensate voi. No, ma se sono witzig, ja, ja, guten Abend, gute Nacht, das ist spät. Ma quindi Klaus capisce un po' di italiano, visto che ci segue. No, lui non sa una parola di italiano. Quindi come facciamo? Vabbè, le faccio. Io traduco, ma lui non capisce. Lui trova che siete divertenti anche se non vi capisce. Ah, benissimo, grazie. Forse proprio per la presenza, certo. Forse proprio per quello. Vabbè, cazzarina Klaus, grazie. Ricordiamo, potete... Din dan. Din dan. Din dan. Cioè, il campanello. Il campanello. Ma vado a rispondere adesso. Din dan bedeutet, significa molto grazie. Molte grazie. Allora, ricordiamo che la possiamo seguire dal profilo Cazzarina. Cazzarina su TikTok e Instagram. Wow. Es gibt Cazzarina. Sì. Che significa gatto, Caterina, gatto in tedesco si dice cazze. Sì. E quindi gattina, Caterina, Cazzarina. Cazzarina, non poteva Cazzarina. Venire fuori nient'altro di diverso. Perfetto, grazie. Mamma mia, fantastico, veramente. E vabbè. Che serata, che roba, Dai, facciamo, richiamiamo il nostro super ospite qui con noi. Richiamiamola con noi, Alice Serafino. Alice Serafino, vieni ancora qua con noi. Prego. Sediamoci ancora un attimo, dai. Oh, perdonaci, no. Gli ospiti della serata sono questi. Non... Mi sono divertita molto. Bene, meno male che tu ti sei divertita. Grazie. Purtroppo è questo il cast, cioè vengono questi. Il budget è questo. Il budget è questo. Abbiamo trovato Cazzarina e... Il dottor Bing. Lucrezia, vabbè, era per dare voce ai più piccoli, ma questo è venuto. Però eravamo rimasti a una domanda, no? Un po' brutale che ti volevo fare nella prima parte, sì. Allora, tu dovresti scegliere un'opera che ti rappresenta di più e gettare dal burrone tutte le altre. Lo riusciresti a fare questa operazione? Credo di sì. Ci aspettavamo un nome, evidentemente, ma comunque. Ok, ce l'ho. Ce l'hai. Beh, vedi. È diversa da tutte le altre. È un'incisione, lavoro meno con l'incisione, ma lavoro con l'incisione, e si chiama Il sogno di Pitt e rappresenta mia figlia che dorme sul profilo delle montagne. Quella mi dispiacerebbe buttarla giù dal burrone, mi dispiacerebbe molto quella. Quindi terresti quella? Sì, quella è un disegno che avevo fatto mentre lei dormiva davvero, qui è un disegno che fa uno schizzo che ho fatto davvero, poi l'ho lasciato decantare nel mio quadernetto e dopo qualche anno, lei aveva 3 anni, quindi quando l'ho fatto era il 2016, e poi nel 2019 è diventata un'incisione, l'ho preso, l'ho trasformato e quindi quello sì, quello lo tengo volentieri, tutto il resto no. Loro sono affezionata, per carità, scusate, però no. Sono comunque esseri inanimati, quindi cioè io me ne libero facilmente delle mie opere. Ecco, arriviamo proprio a questo punto questa qui. Cosa, perché spesso le tue opere sono comunque anche stampe, no? Quindi tu vendi delle stampe. Sì. Però ecco, ti è capitato di vendere anche proprio gli originali? Tu riesci a separarti dai tuoi originali? O
Sì. Perché alcuni artisti non lo fanno proprio, cioè non vendono l'originale, lo tengono e vendono solo le stampe. Ma diciamo che con queste serie qua, che appunto realizzo in tiratura, l'originale lo tengo per una questione, insomma, etica, non so come descriverla, quindi la tengo come fosse una matrice e quindi non la vendo. Sì. Però se qualcuno la volesse proprio a tutti i costi comprare, sì. perché no? La tengo perché faccio così, perché è una mia abitudine, perché mi piace avere un quaderno con tutto le matrici, chiamiamole così, però diversamente le opere che realizzo in bianco e nero sono tutti pezzi unici e quindi forse nel 2011 quando ho cominciato facevo un po' più di fatica effettivamente, però me ne libero molto volentieri, anzi, perché significa che a qualcuno piace quello che faccio, quindi. E poi hai esposto all'estero, in Italia. Tra l'altro io ho avuto la fortuna di fare un'esposizione insieme ad Alice a Torino. Io ho avuto la fortuna di fare un'esposizione insieme a Alice. Quindi è stato emozionante. È stato bello. Sì, e io volevo proprio sapere questo. Quando esponi, se sei lì presente e la gente osserva le tue opere, cioè le emozioni che provi in quei momenti, se non vado troppo nel personale. No, figurati, anzi. Diciamo che, vabbè, i vernissage non sono i momenti che mi piacciono di più delle mostre, perché c'è sempre tanto, tanto trambusto, durano un tot e in quel tot tu devi parlare con tutti, devi spiegare a tutti. Mi piace essere presente, magari al vernissage devo essere presente di solito l'inaugurazione. Vogliono conoscerti per forza, per forza. Però il momento che preferisco è un momento un po' di pace, magari quando c'è poca gente, che quindi c'è lo spazio per fare due parole, per capire. Mi piace molto quando mi ritornano indietro cose inaspettate, quando mi dicono che cosa hanno provato guardando le mie opere, oppure lo scrivono sul taccuino. Di solito lascio, quando faccio delle mostre personali, un quadernetto, in modo che chi ha voglia di scriverlo mi dice la sua impressione. Quello mi piace molto, il riscontro, certo, per forza, se no me le terrei in un cassetto, però. Sì, sì. E guarda, concludiamo con la domanda con cui concludiamo con tutti. Quella che spaventa tutti, quella che terrorizza tutti. Quindi attenzione. Forse la so. La sai? Non lo so. Ma secondo me la sai. Allora noi ti chiediamo il sogno dell'artista Alice Serafino. L'artista, quindi il sogno dell'artista. Dell'artista. Ce l'ho anche quello. Dai, ce lo puoi raccontare? Sì, il sogno dell'artista, nel senso che io sono abbastanza realizzata, mi piace molto quello che faccio, sono fortunata. È vero, è una fortuna a svegliarmi la mattina e aver voglia di fare il mio lavoro, cioè penso che sia una cosa non da tutti. Però se potessi migliorare qualcosina lo farei. Mi piacerebbe proprio il mio sogno sarebbe di potermi occupare solo della parte creativa, quella. E invece purtroppo è vero, il mio lavoro è all'80% invece altro. È la gestione, i social, la comunicazione, rispondere alle mail, il commercialista e questo e quell'altro. Il 20% è veramente poco. Poi è tutto propedeutico a quel 20%, quello che faccio di contorno, per cui va benissimo e va benissimo. Però se devo sognare qualcosa, magari le mie giornate senza Instagram, senza i social soprattutto, davvero. E invece quello purtroppo è una parte che va curata. Ammetto che l'ho trascurata moltissimo nell'ultimo periodo con i relativi sensi di colpa che mi tormentano, però. E per chi ti vuole delegare, appunto, visto che stavamo parlando di social, scusa se ti. Per chi ti vuole seguire. Devo anche ricordare il mio nome sui social. No, quindi. Ma per chi ti vuole seguire, sì, vuole vedere le tue opere, perché qui abbiamo fatto vedere qualcosa qui e qualcosa verrà visto in TV. Però vogliamo sapere, appunto, se hai anche delle esposizioni future in dal 4 dicembre, quindi molto imminente. Sì. Comunque i social, quelli che curo appunto di più, c'è Instagram che è Alice_Serafino, quindi _ in basso. E poi il mio sito internet, che è www.aliceserafino.com.it. provate. No, dovrebbe
dovrebbero esserci reindirizzamenti, quindi il mio è punto com, ma it.org funzionano lo stesso. Sì. E sì, prossima mostra, dal 4 di dicembre non ci sarà il vernissage, sarà una mostra che comincia e finisce, dal 4 dicembre al 24 febbraio, da Biozzano a Torino, è uno spazio interessante anche da conoscere a prescindere della mia mostra, uno spazio plurale che se siete interessati andate anche a vedere sì. Questo. Sì, va bene, perfetto. Grazie. Bene, grazie, grazie a voi, grazie mille a voi, a tutti, a casa. Vado. Grazie. Bene. Siamo ormai alla conclusione. Sì, siamo giunti alla conclusione. E quindi, come di consueto, io devo fare un attimo un goccetto. No, ma ragazzi. Come se non potesse aspettare la fine. Ma infatti è ridicolo, cioè, capisco lui all'inizio, capisco esatto, io a metà, ma non capisco te alla fine. Ah, signori miei, voi siete già un po' più giovincelli di me, quindi lasciatemi andare a fare il mio goccetto, per favore. Cos'è, dottore? Ipertrofia prostatica benigna. Vada, benigna, va. Vada. Dunque, quindi rimango sempre io, chiaramente, a parlare con il nostro pasticcere di fama mondiale. Lui è un grandissimo personaggio televisivo, anche da poco ha compiuto 80 anni, e sto parlando del grandissimo Iginio Massari. In questo collegamento telefonico che noi facciamo verso la fine della puntata per farci regalare una ricetta particolare, una ricetta creativa che pochi di noi, secondo me, hanno realizzato nelle loro cucine, ma che un genio della pasticceria invece ci può portare. Buonasera, maestro. Ma chi è che rompe le scatole a quest'ora? Non è possibile. Maestro, ogni giovedì sera a quest'ora lei lo sa che c'è la chiamata, perché deve fare ogni volta così? Ma io ti avevo chiesto di fare un po' prima, è troppo tardi, io ho 80 anni, non è che sono più un giovincello. Vabbè, ma oltretutto durante la senilità si dorme meno, no? Anche, vabbè, comunque. E qui ci vuole raccontare la ricetta? No. Se proprio vuoi una ricetta, ti do una ricetta di una caramella, ti va bene? Ma come una ricetta di una caramella? Ma no, ma io ho preparato il pubblico perché... Come la caramella, scusi? Allora facciamo le caramelle mu questa sera. Ma no, le caramelle mu... Che ti si attacca nei denti, che terribile. Vabbè, vediamo. Sì, vediamo, va bene. Le caramelle mu sono buonissime. Sì, maestro, ogni volta non si incanti a sbavare di fronte alle sue ricette. Ma tu non mangi le caramelle mu quando guardi la televisione? No, non lo faccio più da quando avevo 10 anni. E devi farlo, è una cosa importante da fare, un'esperienza nella vita edificante. Sì. Va bene, ci riproverò. Ma qual è la ricetta allora? Allora, per intanto ci vuole del cioccolato al latte. Sì. 100 grammi. 100 grammi, sì. Buono. Buono, sì, ma perché deve fare così? Ma buono. Sì, poi? Zucchero 200 grammi. Sì. Questo è ancora più buono. Ma non possiamo andare avanti così a sbavare su. Panna fresca liquida. Ah, sì? Non so dove la trovi fresca liquida, comunque vai in una gelateria, fatti dare un po' di panna. Sì? E poi mettila un po' nel forno, così si scioglie. Ma no, ma non è così, ma non maestro, quello... ma guarda che sbaglio. 200 grammi. Sì. Poi burro, mi raccomando, cosa dico tutte le volte? No, la margarina, ma il burro. Ma quale burro dico sempre? Di vacca. Burro di vacca. Ah, burro di vacca. 15 grammi di burro di vacca. Sì. Sì, va bene. Poi sciroppo di glucosio. Sì, ancora. Allora, glucosio, come l'altra volta spiegavo, io non so dove si trovi il glucosio. Cercatelo e chiedetegli un po' di sciroppo. Ma no, ma non è glucosio che possiede lo sciroppo, è che... E chi è allora? A chi bisogna chiederlo? Ma no, maestro, sì, mamma mia. È uno zucchero che vede all'interno dello sciroppo. Vabbè, andiamo avanti. Comunque dai. Il genio di Iginio Massari è questo, che il problema delle caramelle mo è che si sciolgono in bocca, no? E finiscono. E qui arriva il genio. Fare delle caramelle mu eterne. Ma no, ma maestro, no. No, ma no, ma perché? Così le mastichi per tutta la vita. Ma non è una soluzione ideale, infatti. Comprate del Lattac, anche del Bostik, possibilmente metteteci anche un po' di stucco dentro. No, maestro, per favore, ci ascoltano anche i bambini, no.
e mescolate tutto l'impasto, rimescolate per bene, per bene. E vedrete che i denti vi si attaccheranno per bene anche loro. Certo. Diventeranno parte dei denti queste caramelle. Sentirete il gusto per tutta la vita. Ma perché? Insomma, vi renderanno la vita per sempre dolce e piacevole. Sì. Certo che è messa in questi termini. Mamma mia, inquietante. No. Sì. Ora? Sì. Ora vi lascio perché ho qualche difficoltà a parlare. Si sente, maestro, come mai? Ne ho mangiata qualcuna di troppo e ho la bocca che è diventata un blocco di cemento. Maestro, riesce ad articolare? Non è che avete un buon muratore da consigliarmi? Sì. Faccia un buon lavoro e non costi troppo, mi raccomando. Comando. Va bene, maestro, guardi, la lascio lì perché ormai non è più in grado di parlare, a quanto pare. La ringraziamo tantissimo. E dorme. Però russare riesce bene, noi questo siamo contenti. Grazie, maestro. Buonanotte. Ho sentito parlare di caramelle mentre ero fuori. Sì, meglio che lasci perdere. No, una caramella perché c'è un po' di... No, è un criminale, ti ho detto. Sì. No, lascia stare. Abbiamo dei grandi ospiti noi. Sì, fantastici. Grandi vabbè, si fa quel che si può col budget che abbiamo, Allora... Ma meno male che avevamo la nostra super ospite, Alice Serafino. Sì, meno male, ringraziamola ancora. Certo. Però prima, per prima che li ringraziamo. Chi il pubblico, il pubblico del nostro grazie a tutti. Voglio dire il pubblico da casa, grazie anche a voi. Grazie anche a voi. Ringrazierei subito il nostro maestro musicista, fantastico attore, tutto quello che volete, Matteo Sivilla. Anche elettricista nei weekend. E poi ringraziamo la nostra super ospite Alice Serafino. Vieni Alice, vieni qua sul palco con noi, vieni. Ancora grazie. Aspetta, perché dobbiamo ringraziare ancora il nostro maestro di piemontese Simone. E attore Simone. Ma Cazzarina, la conosci bene? No, mi l'ascolto insieme a voi, è un po' una fola. Ma no! È un po' una fola, però come lì in Germania la gente è un po' parecchio. Anche Klaus, simpatico, ci piace Klaus. Klaus, ma niente, una cubia che la metà basta. Vabbè. E poi ringraziamo a questo punto il Dio che arriva dall'alto. Sì, ringraziamolo, facciamolo scendere ancora una volta. Cupido! Ecco, bellissimo! Che mi dà sempre le alate in faccia! Marta, presenta tu ancora! Ringraziamo anche Vibes per le riprese e il montaggio con Mattia Stesano e Samuele Benec, grazie! A questo punto non possiamo che lasciarvi a giovedì prossimo e soprattutto con la sigla di chiusura. Vai Matteo! È stato divertente giocare in allegria. C'è un solo inconveniente che il tempo vola via. Addio, addio, amici, addio. Noi ci dobbiamo lasciare. Ma ehi, io dico che è ok, io non vedo l'ora di tornare, voglio ritornare. Addio, addio, amici, addio, venite giovedì con noi, con mi ritorni in mente su RBE, torneremo per giocare con a tutti e controllatevi la prostata!